Anticipazioni tempesta d'amore. Un nuovo amore per Christoph Salfield e un attentato. Accadrà di tutto negli appuntamenti di Strand Lieve che ci stupiranno nel mese di novembre 2020. Christoph Salfield si innamorerà perdutamente di Selina, amica d'infanzia della nuova Dark Lady della soap, ovvero Ariane Kallenberg. E non è tutto. Quest'ultima piazzerà una bomba in hotel e qualcuno, purtroppo, perderà la vita tragicamente. Due donne per Christoph Salfield. Grandi novità in arrivo negli episodi novembrini della soap bavarese. La 16ª stagione della serie sta regalando ai telespettatori non pochi cambiamenti per quel che concerne il cast e vi annunciamo che ce ne saranno ancora tantissimi altri. Spoiler sulle puntate che vedremo su Rete4 a novembre 2020 indicano che ci sarà una new entry pronta a sconvolgere la vita di un Salfield. Di chi stiamo parlando? Del cinico quanto scaltro Christoph. Un po' di tempo fa vi abbiamo parlato dell'affascinante quanto malvagia Ariane Kallenberg, che si presenterà come una sorta di angelo custode per il nostro amato quanto odiato personaggio, salvo poi mostrare il suo lato perfido e malvagio. Infatti dapprima riuscirà a farlo innamorare e poi, quando sarà ormai preso da lei, sferrerà il colpo di grazia. Da un giorno all'altro, infatti, il Salfield si ritroverà senza più un soldo in tasca e completamente umiliato dalla donna che credeva essere la sua anima gemella. L'uomo però non si arrenderà facilmente al suo destino. Infatti reagirà alla grande, arrivando ad accettare anche i lavori più umili pur di sopravvivere alle sue disgrazie. E tutto questo mentre a Big Claim comparirà una donna bellissima e colta appartenente all'alta società che con la sua dolcezza ed eleganza riuscirà a far innamorare il fratello di Linda, che vivrà un vero e proprio colpo di fulmine. E chi sarà la nuova arrivata? Sappiamo che si tratterà di Selina von Thalheim. Rimasto letteralmente stregato dalla sua bellezza, Christoph scoprirà ben presto che una storia con quest'ultima è altamente improbabile, se non impossibile. Selina infatti si presenterà come un'amica intima di Ariane, affermando peraltro di aver frequentato le sue stesse scuole. E ci chiediamo, si tratterà di una persona buona oppure cattiva, come la sua migliore amica? Per fortuna la von Thalheim si rivelerà essere di tutt'altra pasta. La donna inoltre preciserà di essere sommersa dai debiti a causa dell'improvvisa dipartita del marito e aggiungerà di essere giunta al Fürstenhof per partecipare a un rally di auto d'epoca nella speranza di poter aiutare i suoi parenti a risollevarsi. Ariane, dispiaciuta, deciderà di sostenerla. Ma gli spoiler precisano che la sua bontà potrebbe celare foschi intenti. Comunque sia, a vestire i panni di Selina von Thalheim sarà Katia Rosin, artista tedesca attiva in campo teatrale e televisivo. Tutto lascia pensare che questo nuovo personaggio al femminile si tratterrà a lungo nella soap di successo bavarese. Nulla toglie infatti che riuscirà a guadagnarsi un posto fisso nel cast di Strand Lieve. Ovviamente si tratta di una notizia ancora in attesa di conferme ufficiali. Ma se ciò dovesse verificarsi per davvero, ne vedremo veramente delle belle, in quanto ci saranno ben due donne, una buona e una cattiva, ad orbitare attorno al ricco albergatore. Bomba al Fürstenhof. E adesso voltiamo pagina e, restando sempre in tema famiglia Salfield, eccoci pronti a illustrarvi una storyline dai contorni molto foschi che ci terrà incollati e non poco al teleschermo. Come già accennato in un nostro precedente video, dopo le uscite di scena di Annabel Salfield, che sarà arrestata per l'omicidio di Romy Erlinger, e Nadia Holler, che morirà, lo scettro di Dark Lady passerà alla perfida quanto subdola Ariane Kallenberg. Di chi si tratterà? Di donna spuntata dal nulla che salverà la vita a Christoph Salfield quando quest'ultimo rischierà di finire sotto l'auto di Eva, lanciata a folle corsa. La new entry sedurrà il ricco albergatore attirandolo nelle sue grinfie al solo scopo di ottenere giustizia a causa di un presunto torto passato. Assetata di vendetta lo rovinerà economicamente, spogliandolo di ogni bene e impossessandosi di tutte le sue ricchezze. L'uomo infatti perderà tutto, finendo per lavorare il Fürstenhof come umile dipendente. Purtroppo i piani della Kallenberg non solo andranno perfettamente in porto, ma avranno anche delle conseguenze a dir poco devastanti su tutti. A
Addirittura la donna favorirà il licenziamento di Alphonse e Hildegard Sombichler, colonne portanti dell'hotel, al solo scopo di danneggiare l'immagine del lussuoso albergo. Gli spoiler indicano poi che assisteremo a un finale esplosivo. Qualcuno infatti proprio a causa delle infime macchinazioni di Ariane non tornerà più a Big Claim. Perché? Che cosa succederà nello specifico? Purtroppo dobbiamo annunciarvi che verrà organizzato un pericoloso attentato, nel corso del quale qualcuno morirà. Le anticipazioni a riguardo sono ancora molto fumose, ma quel che è certo è che non lasciano presagire nulla di buono. In aggiunta a ciò, scatti provenienti dal web lasciano chiaramente intravedere che assisteremo a dei momenti ricchi di suspense, tragici, drammatici, forti. E in una foto Ariane è addirittura immortalata con un ordigno tra le mani, pronto ad esplodere. La Dark Lady dunque avrà in mente un attentato. E qualcuno purtroppo abbandonerà il mondo terreno. Di chi si tratterà? Di un protagonista storico o nuovo? Sarà la stessa Kallenberg a perire? Vedremo. Sicuramente vi aggiorneremo con news più succose e dettagliate. Anticipazioni tempesta d'amore. L'addio di Alphonse e Hildegard alla SOP. Le terribili orchestrazioni della nuova Dark Lady della SOP, Ariane Kallenberg, colpiranno duramente i coniugi Sombichler, colonna portante del Fursenhof, ed esempio per tutti i dipendenti. E ciò al solo scopo di fargli rassegnare le dimissioni e costringerli a farsi un'altra vita altrove. Ariane, assetata di vendetta, porterà Alphonse e Hildegard ad andarsene, e così Christoph Salfid, caduto in povertà a causa sua e ridotto a fare i lavori più umili, vedrà l'immagine del prestigioso hotel cadere sempre di più. Ariane Kallenberg è la nuova Dark Lady, pronta ad annientare sia Christoph Salfid che i Sombichler. Due personaggi old molto amati e stimati dal pubblico lasceranno Big Claim nelle puntate che scalderanno i nostri cuori nel mese di novembre 2020. Stiamo parlando di Alphonse e Hildegard Sombichler. Sono passati circa 15 anni dalla prima puntata di Star del Lieve e i fans più affezionati ricorderanno sicuramente un particolare importantissimo, e ovvero la presenza dei due protagonisti sopracitati fin dalle primissime battute. Ebbene sì, perché il concierge e sua moglie, insieme a Salfid, rappresentano un punto fisso, una sorta di perno, attorno a cui orbitano tutti gli altri personaggi, con le loro appassionanti storyline. La 16ª stagione della SOP, dunque, verrà ricordata non solo per la presenza di molte Dark Lady, ma anche per l'addio dei Sombichler. Per quel che concerne le femme fatale, basti pensare ad Annabel Sullivan, la cattiva figliastra di Christoph, che ben presto verrà smascherata e condannata al carcere per l'omicidio di Romy Erlinger. Ma ancora, Nadia Oller, che farà di tutto per sposare Tim DeGen e impossessarsi della sua eredità con la scusa della falsa gravidanza, e ancora Ariane Kallenberg, che sedurrà Christoph Salfid allo scopo di ridurlo in povertà. Ma la 16ª serie, come già precisato, sarà anche ricordata per la partenza di Alphonse e Hildegard. E ciò avverrà in parte a causa delle terribili orchestrazioni della Kallenberg. La donna, secondo quanto già esposto in un nostro precedente video, entrerà in scena come eroina, in quanto salverà la vita al ricco albergatore, quando quest'ultimo rischierà di essere investito da Eva Salfield. La donna infatti scoprirà che Emilio non è in realtà figlio di Robert, bensì del Dark Man. Profondamente colpita e addolorata dalla confessione che le farà Werner, Eva prenderà la sua auto e per un soffio, seppur involontariamente, non ucciderà il padre di suo figlio, che verrà salvato in extremis proprio dalla New Entry. Il risultato sarà che l'uomo si innamorerà follemente di lei, che purtroppo lo riempirà di bugie. Dopo poco, infatti, non esiterà a mostrare a noi telespettatori la sua vera natura. E infatti lascerà chiaramente intendere di essere giunta al Fursenhof solo per distruggerlo. E purtroppo destinatari dei suoi piani crudeli saranno anche Alphonse e Hildegard. Alphonse e Hildegard lasciano Big Claim a causa delle macchinazioni di Ariane.
Ariane, dopo aver rovinato il suo amato sia a livello economico che sentimentale, passerà alla seconda parte del suo piano. Vedremo che lo lascerà proprio nel giorno della festa del loro fidanzamento ufficiale, per poi concedergli di lavorare in hotel, che non sarà più di proprietà del Salfield, bensì della donna, partendo dal livello più basso. I clienti infatti proveranno imbarazzo e dispiacere nel farsi servire da chi un tempo era ai vertici della struttura. Successivamente Ariane, non contenta, dopo aver messo il suo ex nel ridicolo di fronte a tutte le persone, in particolare di fronte ai dipendenti, deciderà di colpirlo anche ferendo i suoi amici più cari. E sarà così che la Kahlenberg inizierà a tessere un intrigo per minare il buon nome del prestigioso e famoso hotel e di conseguenza per allontanare i clienti. E le prime vittime designate saranno proprio i due simboli della professionalità e della correttezza del Fürstenhof, e ovvero i coniugi Sonnbichler, colonna portante della struttura. Come vedremo, il primo a finire nei progetti malvagi di Ariane sarà Alfons. Come, vi starete chiedendo? Vedremo che la donna gli somministrerà di nascosto dei potentissimi psicofarmaci, allo scopo di condurlo ad avere dei comportamenti umilianti nel mentre si troverà in servizio e di conseguenza rassegnare le dimissioni. Alfons vivrà dei momenti davvero bruttissimi e quasi crederà di aver perso il senno. Il risultato sarà che l'anziano concierge lascerà il suo amato lavoro, ma ben presto comincerà a pentirsene. E sappiamo che inizierà a valutare l'idea di ritornare in servizio. E gli spoiler indicano che proprio quando starà per chiedere a Werner di riavere il suo vecchio posto, Hildegard, ormai certa di dover andare in pensione, comunicherà le sue dimissioni. La cuoca giustificherà il suo gesto, affermando con forza di essere stanca, di stare tutto il tempo in cucina e di volersi godere finalmente la vita insieme al marito. In realtà vi annunciamo che tale decisione, purtroppo, non sarà presa volontariamente. Sì, perché si tratterà di un'altra, l'ennesima orchestrazione di Ariane. Lungo questa scia però, ecco che accadrà quello che mai ci saremmo aspettati. Alfons e la sua adorata consorte daranno l'addio al Fürstenhof dopo anni e anni di servizio integerrimo e si ritroveranno a dover decidere cosa fare nel corso della loro vecchiaia. La loro uscita di scena sarà definitiva? Si tratterà di un addio oppure di un arrivederci? È troppo presto per dirlo. Non sappiamo se li rivedremo magari in maniera sporadica e saltuaria o se dovremo abituarci alla loro definitiva assenza. Non resta che restare sintonizzati sulle nostre frequenze per scoprirlo. Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.